Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In tema di riforma pensioni, il governo sta studiando una nuova soluzione per superare quota 100. Vediamo di cosa si tratta. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Ormai ci siamo, è finita l'estate, il governo Draghi sta studiando una soluzione riguardo la riforma delle pensioni. Quota 100, che è in vigore dal 2019 ed è una misura sperimentale, ormai scadrà a fine anno. È dunque necessario trovare una soluzione che possa permettere ai lavoratori di andare in pensione a 62 anni di età fino all'anno 2024. Per ora l'unica soluzione plausibile, come avevamo accennato in un nostro precedente video, sembra essere un fondo nazionale per il prepensionamento progettato da Claudio Durigon, ovvero l'ex sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale fondo sarebbe una misura però temporanea che, come dicevamo, scadrà nel 2024. Questo fondo darebbe una prestazione pari alla pensione calcolata con gli stessi criteri di quota 100, ma fino alla maturazione effettiva dei requisiti per passare in carico all'INPS. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.